Allora, buongiorno. Eccomi che arrivo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Good morning, bonjour. Allora, siamo arrivati al giorno numero 30 di questo progetto Io Resto in Movimento e stanno accadendo cose veramente magiche ed è davvero stupendo. Quindi ovviamente tutto questo sta accadendo non solo perché io sto portando avanti questo progetto, ma soprattutto perché voi mi state seguendo. Quindi diciamo il progetto sta crescendo e si alimenta in questo dialogo costante tra me e voi. Ed è veramente speciale, è la prima volta che con queste dirette sperimento lo strumento dello streaming. Prima pubblicavo i miei video, quindi li registravo davanti a una telecamera che era così davanti a me, facevo il montaggio, eccetera, eccetera. Però da quando ho scoperto questo strumento dello streaming e delle dirette, davvero ho scoperto un nuovo modo di interagire che mi piace molto, quindi sto pensando già, molti mi chiedono, ma cosa si farà dopo, quando non ci saranno più queste dirette giornaliere? Poi vedrete, ho un paio di idee, che molto più di un paio, ma comunque, che porterò avanti per rimanere insieme. So today it's new, so you can hear the bell, potete sentire le campane. And it's the day number 30 of this quarantine time, and this project Io Resto in Movimento. And I have to thank all of you because something really magic is happening. And it's happening not only because I'm proposing this project, but especially because you are participating and communicating with me. So this live stream, it's really interesting for me, and I really love this idea. Oggi quindi siamo ad un mese di queste dirette, e la lezione di oggi è dedicata un po' ad una pratica più fluida, più legata alla flessibilità, anche alla fluidità nella transizione dei movimenti. So today is the practice is more fluid and flexible. E vorrei condividere con voi qualcosa che sto scoprendo in questi giorni sempre di più e che riguarda l'improvvisazione. Ci sono tanti modi di prepararsi a qualcosa, ad un evento, ad una lezione, ad un esame, a qualunque cosa. E c'è chi magari studia, prepara tutto nei minimi dettagli, scrive, eccetera, eccetera. C'è chi invece si lascia un po' più portare dall'intuizione, dalla improvvisazione del momento. E attraverso il metodo Feldenkrais, durante la nostra formazione abbiamo parlato di questo e volevo condividere con voi questa esperienza, che sto anche sperimentando ancora di più in questi giorni. Secondo me, io non sono mai stata una che si prepara le lezioni prima con tutti gli esercizi nei minimi dettagli, no, perché non funziona per me, divento troppo attaccata alla scaletta e perdo la connessione con il momento, con quello che sento, sia in me sia nelle persone che ho di fronte a me. Ovviamente questo è anche un rischio, perché significa che a volte magari non sei così ispirata o così creativa e quindi fai semplicemente delle lezioni magari più semplici di quelle che potresti fare preparandole, a volte no. I just want to share with you this idea about improvisation. So there are many, many ways of preparing something. Sometimes many people are preparing all the details of an event, and others are more going with the flow and with the improvisation. And I am one of those who goes more with the movement, especially for the lessons. And this is risky also because sometimes you might lose some opportunities, some exercises, some things that you want to do because in that moment you don't have that creativity. But sometimes it also help you to be more creative, even more. Quindi quello che volevo condividere con voi in realtà è quello che ho scoperto durante la formazione, cioè che in realtà l'improvvisazione, quando veramente si entra in quella sensazione di flusso, no? È un po', non è semplicemente andare lì allo sbaraglio,
ma è qualcosa che proviene, quell'intuizione, quel sesto senso, è qualcosa che proviene dalla preparazione che si ha, da quello che si è studiato, da ciò che si è approfondito, da ciò che si è letto, sperimentato su di sé, e il fatto però di non rimanere legati ad un determinato schema troppo rigido, ma essere presenti talmente tanto da poter essere poi spontanei e quindi lasciare che quelle informazioni che si sono studiate, apprese, elaborate in un altro momento possano fluire in una maniera più naturale, senza necessariamente avere uno schema così, così fisso che ci allontana talvolta dal momento presente. Quindi questo è il mio pensiero, l'ho sperimentato proprio ieri perché diciamo, durante un evento mi ero preparata una scaletta molto precisa. Però ripensandoci, probabilmente se mi fossi lasciata portare un pochino di più da quello che sentivo in quel momento, forse avrei cambiato quella scaletta. Invece, per paura, perché era un progetto nuovo, quindi volevo avere qualche cosa, non mi sono fidata abbastanza di me, quindi una volta ancora ho scoperto che invece quella attenzione al momento, quella fiducia, invece è molto molto importante. So, shortly. It's just that what is important in this possibility to create in the moment is not just going there and improvising. You can do that because you studied and you explored and you read something before and you really have it into you, in yourself, and then you are present and you can be spontaneous in the moment. So you can lead this information to flow in you thanks to the presence that you have. Ok, questo era solo un pensiero che così mi è venuto, non l'avevo manco preparato, non ve lo volevo nemmeno dire, ma mi è arrivato così, ve lo dono così come mi è arrivato. E ci prepariamo per la pratica da seduti. So, let's start in a sitting position. Questa volta, questa mattina, vogliamo iniziare con può essere con un sostegno o anche no, quindi se hai bisogno di sostenere il tuo bacino, fallo pure, altrimenti rimani semplicemente sul tappetino. Con le piante dei piedi a contatto e le ginocchia aperte in fuori. Ok, so if you want to put something underneath your pelvis, you can do that. Put the soles of the feet together and open your knees. E da questa posizione, so che per molti non è molto comoda, trova una maniera per essere più comoda. Quindi, per esempio, puoi mettere le mani appoggiate indietro. So put your hands behind you to be more comfortable. E senti che puoi chiudere leggermente e lasciare andare le ginocchia. So feel that you can close your knees and open them again. Ancora, ma non spingerle in giù, quindi non spingere le ginocchia perché scendano di più, semplicemente chiudile un pochino e poi lascia che si aprano fin dove è confortevole per te. So don't push them to open them more, just leave them dropping to the floor. Ok, poi comincia a chiudere solo un ginocchio e poi l'altro. Quindi uno si apre, uno si chiude. So feel that now you are alternating the movements. So one is opening and the other is closing. E senti cosa succede nel tuo bacino. Senti che piano piano stai portando il peso un po' più a destra, un po' più a sinistra. So feel how you are shifting the weight in your pelvis, to the right and to the left. Ok, poi la prossima volta vai completamente con un ginocchio verso l'altro, come se volessi chiudere un ginocchio sull'altro e riapri. The next time you go with one knee on the other and then you open it again. Continua ad alternare e senti come questo movimento si distribuisce nella tua colonna, nelle tue mani, come le tue mani spingono diversamente sul tappetino. So feel the distribution of this movement in your spine, in your hands, in your shoulder blade. Ok, l'ultimo. Morbido, senza tensione. Torna seduta o seduto al centro, come back to the sitting position on the center, e
E prendi con le tue mani i tuoi piedi, quindi abbraccia con le mani le dita o l'avampiede. So hug with your hands your toes or forefeet e comincia come fanno i bambini a dondolarti da una parte all'altra. So start to rock and roll your trunk all yourself from side to side like a baby. E senti che cosa puoi fare per rendere questo movimento più semplice. Qual è la parte pesante di te che puoi portare da un lato all'altro? La testa, per esempio. Senti quanto pesa la testa che si muove da una parte all'altra. So feel how heavy can be your head that helps you to go to one side and the other if you move it from there. Ok, la prossima volta che stai sulla destra, fermati là. The next time you go to the right, stay there. E poggia una mano, la mano destra, sul tappetino. Quindi appoggiati completamente giù con il lato destro del bacino e la gamba destra. So, stay really lie on the right side of your pelvis and leg. E comincia ad afferrare con due dita ad uncino, così. Il tuo dito, l'alluce sinistro. So, like a hook, you are holding your left big toe. E prova a cominciare a sentire ancora di più il movimento verso destra. Quindi sposta il tuo peso ancora più a destra. Move your weight even more to the right. Senti la mano che ti sostiene, senti dov'è che devi posizionare la tua mano per sostenerti, la mano destra. Feel where is the moment or the place to put the right hand to support you. Ok, e poi comincia piano piano a pensare di sollevare di 1 millimetro da terra la gamba sinistra. So start to think about lifting the left foot 1 millimeter off the floor. Ma fallo in una maniera veramente leggera, quindi senti che non ha peso, non fai sforzo, perché semplicemente stai spostando il peso da una parte all'altra. Ok, torna al centro, distendi le gambe e rimani un attimo in questa posizione. So go to the center and stretch out your legs. Ok, torniamo alla stessa posizione. Go back to the same position. Questa volta prendi il piede sinistro, sempre con la mano sinistra, ma in una maniera diversa. So hold your foot, the left one, in a different way. And do the same. Quindi fai la stessa cosa, spostati dondolando sulla tua gamba destra, sul tuo lato destro del bacino, sostenuto dalla mano destra, e solleva, senti che la gamba si solleva quasi da sola. So you are rocking to the right and your left leg is almost by herself lifting. E senti se puoi, per esempio, piano piano cominciare a portare il piede verso il soffitto, ma senza provare a distendere la gamba. È proprio ogni volta che vai sulla destra, porti il piede un po' più su, ogni volta che vai sulla sinistra, che ritorni al centro, la riporti giù. So feel that every time that you are moving to the right, you want to lift your foot off the floor to the ceiling. And when you go back to the center, then you put the foot down on the floor. E fallo un pochino in maniera anche giocosa, eh? Non essere così seria o serio in quello che stai facendo. Prova, esplora, magari puoi appoggiarti sul gomito. Senti dove stai guardando. E senti che ogni volta il movimento diventa più semplice. Ok, stop. E distendi una gamba e poi l'altra. Ah, rimani qua qualche istante e poi distenditi sulla schiena. So stretch out your legs and go to lie on your back.
Senti la differenza tra il lato destro e il lato sinistro di te sul pavimento. So feel the difference between the right side and the left side of you on the floor. Senti come può essere veramente diversa la sensazione di metà di te e dell'altra metà, dopo questa piccola esplorazione che abbiamo fatto solo da un lato. Ok, ritorna con le gambe piegate, rotola su un fianco, torna su in posizione seduta. Nello stesso modo in cui eri prima o possibilmente ancora più comodamente. So come back to the same position, more comfortably if you can. E questa volta comincia a prendere il piede sinistro, il piede destro con la mano destra e comincia senza sollevare ancora la gamba, semplicemente a muoverti, a dondolare verso il tuo lato sinistro. So start to rock to the left this time, so to the left and back to the center, holding the foot but without lifting it, not yet. Semplicemente senti all'inizio molto piano, molto gentilmente, come puoi spostare il peso da una parte all'altra e cosa ti può aiutare, dove puoi lasciare andare le tensioni. So feel what is that you can leave. What tension can you leave? Can you let go? E poi piano piano, quando sei su un lato, comincia a sentire come puoi sollevare la gamba destra di un centimetro da terra, tenendola dal piede, e senti come puoi rendere questo movimento più leggero. So feel how you can really lift your right foot, right leg off the floor. E quando riporti la gamba giù, riportati anche al centro con il peso, quindi dondola su un lato sollevando la gamba e torna al centro portando la gamba giù. So you want to lift your leg when you are moving to the left and then you come back. E senti che cosa stai facendo con lo sguardo, con la testa. Rispetta sempre le tue sensazioni, quindi non forzare. Se senti qualche dolore, fai movimenti più piccoli o fermati. So respect yourself and don't do anything that hurts you. Just rest or do it more gently. Ok, ancora uno. Bene. Ok, come back to the center. Ritorna al centro e di nuovo distenditi sulla schiena. So lie on your back again. Stretch out your legs and feel yourself. Senti come sei distesa o disteso sulla schiena in questo momento. Ok, poi fletti il ginocchio destro, il ginocchio sinistro, poggia i piedi sul tappetino. So bend both your legs, put your feet on the floor e metti le mani a supporto della tua testa, intrecciando le dita, gomiti verso il soffitto. So support your head with your hands. Solleva la testa, espirando e guardando nella direzione del tuo bacino. Inspira e torna giù. E continua. So lift your head, looking in the direction of your pelvis, and exhale when you lift your head, and then go back to the floor. E mentre fai questo movimento, senti come la zona lombare si
si appoggi ancora di più sul tappetino quando sollevi la testa. So when you lift your head, feel that your lumbar region is even more touching the floor when you lift your head. Ancora, rimani sul prossimo movimento. So stay with your head in the air. Solleva la gamba destra, la gamba sinistra, distendi la gamba destra in avanti. So lift both your legs and stretch out your right leg and stay there. Rimani qua, 5, 4, 3, 2, 1, cambia e vai, 5, change leg, 4, 3, 2, 1, punta i piedi e cambia, 5, 4, so point your feet and change leg, again, and again, change, cambia di nuovo, la zona lombare è sempre giù tutto il tempo, ok. Poggia la testa, go down with your head, put your hands behind your knees. Quindi afferra con le mani la parte posteriore delle tue ginocchia, solleva la testa e le spalle, le gambe vanno giù verso il tappetino e fino a portarti seduta o seduto. Ed espirando scendi a partire dal bacino, arrotonda la colonna e dondola sulla tua schiena per tornare giù. So when you lift your head, your legs are moving to the floor and they help you to come to sit because you are round in your back. Riallinea la colonna e ancora una volta fletti. So come back from the pelvis, make yourself round and go to the floor again. Lo facciamo ancora tre volte. Morbido il movimento. So make the movement really, really soft. Ti consiglio di espirare tutte le volte che stai flettendo la colonna per venire su o per tornare giù. Quindi espira, sali, prendi l'aria quando ti riallinei, espira, scendi. So I suggest you to exhale every time you make yourself round, in going up or down. Ok, adesso rotola indietro con il tuo bacino, arrotonda la colonna, stacca la gamba destra, stacca la gamba sinistra e rimani. So roll back, sit on the back of your sit bones and stay there lifting your legs. Rilassa le spalle, rilassa i gomiti, rimani. So release your elbows and shoulders. Distendi le gambe, fluido e rimani. So stretch, non rimani, scusate, ritorna, volevo dire. Quindi distendi e fletti. So stretch your legs and come back. Ancora, distendi e fletti, rimani qua e dal bacino comincia a scendere. So from the pelvis you start to roll back one vertebra after the other. Porta giù la testa, espirando, ritorna su con la testa nella stessa posizione in cui eri prima, non poggiare le gambe. So come back to the same position, don't put down your feet. E ancora una volta, dal bacino, from the pelvis, you move one vertebra after the other. E torna giù. Quindi muovi un tratto della colonna alla volta, sia quando sali che quando scendi. Ritorna nella posizione, come back to the same position. Last one. Ultimo, ok, ritorna su, da qui tutte e due le mani dietro la gamba destra, so both your hands are staying behind your right knee, continua dal bacino, rotola indietro, rimani con la testa su, stay with your head up, distendi tutte e due le gambe, tenendo una gamba verso di te, guarda nella direzione del tuo bacino, rimani qua e cambia gamba. So stretch out both your legs, you keep with both your hands one of them and the other one is going down to the floor, but feel that you are still looking in the direction of your pelvis. Inspira su una gamba, espira sull'altra. Breathe in on one leg and out on the other leg. Se hai fastidio al collo, poggia la testa.
If you have a pain in your neck, just put down your head. E riposa, rest. E ruota da una parte all'altra. Dondola. Rock and roll yourself from one side to the other. Bene. Adesso poggia una gamba dopo l'altra. Put both your feet on the floor. Comincia a muovere il bacino e sali in ponte, arrotolando una vertebra alla volta. E poi scendi, vertebra dopo vertebra giù. So starting from the movement of the pelvis, you roll your pelvis up in the direction of your head and you go to the bridge. And you go down. Okay? Quando inspiri e sei giù, inarca un pochino la schiena, quindi manda il bacino nella direzione opposta, sollevando leggermente la zona lombare da terra e poi ritorni. Continua fluido. So when you are with your pelvis on the floor, roll it down to the feet and arch your back and then come back to the same movement. Rilassa la bocca, la mandibola, il collo. Release your jaw, your neck, your mouth. Rilassa giù le spalle. Lo facciamo ancora due volte. So two times more. Rimani su sull'ultimo. Stay up on the last one. Porta su la gamba e la gamba destra comincia a pedalare in avanti. So bring your right leg up to the ceiling and start to do some sort of bicycle with your right leg. Continua. Quando la gamba si distende in avanti, il piede a martello. When you stretch out your legs forward, your ankle is bent. Ancora due. The last one, e cambia gamba, change leg, do the same, pedala, fluido, respira, ancora due, ultimo, ok, poggia la gamba sinistra, rimani su con il bacino, so stay up with your pelvis, e muovi il bacino da una parte e dall'altra, come se volessi sollevare un lato e scendere con l'altro lato. So move your pelvis from one side to the other, it means that one side is moving up in the direction of the ceiling, the other is lowering a bit. Senti cosa stai facendo con i tuoi piedi per permettere questo movimento. Probabilmente un piede spingerà di più in un momento. So feel what are you doing with your feet on the floor. Maybe one foot is pushing more than the other in one phase of the exercise. Ok, torna al centro e ritorna giù. Roll down with your pelvis to the floor. Ok, solleva la gamba destra, di nuovo la gamba sinistra, lift your legs, sostienile con le mani e di nuovo vieni su. Again, put your hands behind your knees and come to sit. Inspira, allunga le braccia in avanti. Espirando, srotola a partire dal bacino. So start from the pelvis to roll back. Piedi a martello, bend your ankle. Molto lento, molto, molto lento. Really slowly. One vertebra after the other. E mentre distendi giù una vertebra dopo l'altra, distendi anche le gambe. Stretch out also your legs. Inspira, braccia indietro. Espirando, torna con le braccia, torna con la testa. Fletti le ginocchia e ritorna su. So lift your arms, bend your knees and come back. Inspira, ancora una volta, dal bacino, non dimenticare questa importante parte di te.
il bacino from the pelvis, roll back, stretch out your legs, arms up, le braccia su, inspirando di nuovo, braccia, fletti le ginocchia, arrotonda la schiena e torna su. Lo facciamo un'ultima volta, molto lento, really slowly, one more time. Dal bacino, poggia una vertebra alla volta, distendi le braccia, distendi anche i piedi, quando le braccia sono su, e ritorna. Come back for the last time, make yourself round, sentiti rotonda o rotondo. Ok, da questa posizione passa alla posizione di quadrupedia. So come to the all four position and put your hands underneath your shoulders. Quindi sistema le mani sotto le tue spalle, come qua. Comincia a muovere il peso in maniera circolare. So draw a few circles with your weight and change, cambia direzione. Bene, e adesso dal bacino comincia ad andare giù con la tua coda per arrotondare la colonna, guarda il tuo bacino. Make yourself round from the pelvis. E cambia, inspira molto lento. E ancora, fuori l'aria, arrotonda la colonna. Inspira. Arch your back when you breathe in. Fuori l'aria quando fletti. Inspira quando estendi. Ok. Ora, siediti un pochino più indietro. So sit a little bit more on your pelvis. E vai con le mani un pochino più avanti. Move your hands forward. Da qui spingi con le mani il bacino indietro per sollevare le ginocchia. E rimanere su con le gambe piegate. Rimani qua. So push with your hands backward and stay with your pelvis in the air, your knees bent. Rimani, respira. E muovi un tallone giù e poi l'altro. Alterna. So alternate your heels down on the floor. Una gamba distesa con il tallone giù, l'altra gamba si flette. Rilassa il collo. Ok, tutti e due i piedi giù, ritorna giù con le ginocchia. Come back with your knees to the floor. Rest, riposa con la testa giù. Ritorna nella posizione, come back to the same position. Like a pyramid with your pelvis in the air, come una piramide. E da qui vai in plank. From this position you go to the plank position. Rimani. Stay there. E da qui fletti le ginocchia per andare con il bacino di nuovo indietro nella piramide. Bend your knees, go back to the pyramid again. E poi di nuovo al plank. Again to the plank. E ancora una volta fletti le ginocchia, ti muovi indietro, to the pyramid again, e plank. Molto lento, soprattutto se hai fastidi di vertigini. Ancora. So really slowly if you feel dizzy or if you have vertigos, pay attention to this. Ancora. Due volte. Quindi fletti per andare indietro. Allunga e ritorna nel plank. So one time more. Bend your knees to go backward. Gently, sii gentile. E torna giù. Adesso poggia le ginocchia. Rilassa i piedi. E sposta il petto, lo sguardo in avanti. So release your feet. Go down a little bit with your pelvis. And open your chest to the front. Fletti i gomiti,
per andare giù leggermente con il tuo busto, leggermente voglio dire gradualmente. E di nuovo, dallo sguardo, ritorna su, spingendo sulle braccia. So you bend your elbows to go down, keeping the elbows close to yourself, and you go down gently, and then you go again with your eyes, guide the movement, and then push with your arms up. Attenzione al bacino, usa i tuoi glutei per evitare di inarcare la zona lombare. E di nuovo giù, ancora. So when you lift yourself up, pay attention to the position of your buttocks and your pelvis, because you don't want to arch so much your back, you want more to open the hip joint in the front. Quindi quello che vuoi fare è aprire la parte anteriore della tua articolazione dell'anca, non inarcare la schiena così tanto. Ancora due. Guida il movimento dallo sguardo, sia quando sali che quando scendi. Guide the movement from your eyes, both when you lift and when you go down. Un'ultima volta, sali e rimani. Last one, stay there up. Punta i piedi, ritorna nella posizione della piramide. So point your feet and go back to the pyramid, the position. Rilassa il collo. Da questa posizione porta su la gamba destra verso il soffitto. Bring up your right leg to the ceiling. Ritorna giù e cambia gamba. Change leg. Torna giù e cambia gamba. Change again. Torna giù e cambia gamba. Ancora. Torna e cambia. Last one. Change leg. And come back. Ancora una volta, ritorna in plank. Come back to the plank. Poggia le ginocchia. E swan. So put down your knees and go to the swan position. Extend a little bit your upper chest and spine. E posizione del fanciullo, riposa. So in the child's pose, rest. In ogni posizione in cui sei, anche quella del fanciullo, prova a sentire se puoi cullarti da una parte all'altra. Quindi rendi sempre la posizione morbida. Senti se puoi stare nella posizione e cullarti dolcemente da una parte all'altra, lasciando la testa giù. E senti come questa idea di cullarti ti fa proprio cambiare la sensazione della posizione, che non è più statica, rigida, ma diventa un pochino più dinamica, cambia proprio l'intenzione, ok? So feel when you are in every resting position if you can rock and roll yourself really gently and see how it changes. Ok, adesso volevo introdurre un nuovo movimento che poi porteremo con noi nelle prossime lezioni anche, ed è, a me piace molto, per cui andiamo ancora una volta nella posizione di plank. Guardate un attimo però il movimento prima di farlo, ci sono un paio di dettagli da tenere in considerazione. So the next move I will show you once and I will guide you in a few details. Dal plank, la prima cosa che vuoi fare è girare i piedi verso un lato e ritornare al centro. So let's do that together, facciamolo insieme. Stai nel plank e ruota i piedi da una parte e ritorna. So stay from the plank and turn your feet to the right and come back. One more. Ancora uno e ritorna. Torna giù, riposa. Mentre tu riposi ti faccio vedere una cosa. So when you rest I will show you something. Il modo in cui appoggi i piedi, ok? Il piede che sta dietro non collassa sull'esterno della caviglia, ma va sul bordo esterno del piede, come se volesse cercare con la pianta il pavimento, ok? So the rear foot is not collapsing in the ankle. You want to push
on the external border. And the same thing with the forward, with the front foot. La stessa cosa con il piede davanti, non cadi, ma vuoi andare con il piede un pochino verso il pavimento. Facciamolo di nuovo con questa idea. So let's do that again with the same idea, with this idea. Ruota i piedi e ritorna. Gentile. Ruota e ritorna. Ora dall'altra parte. Ruota e ritorna. So change the side. Go to the other side. E quando poggi il lato del piede, poggia tutto il bordo esterno, non solo una parte. So when you roll to the side, roll with the whole foot. So put the whole foot on the floor. Ok. Riposa, rest. Bene. Adesso, ti ricordi di quel movimento che abbiamo fatto quando sollevavamo una mano e sollevavamo l'altra mano? So do you remember when we were lifting one arm and the other? Ok, adesso metteremo insieme i movimenti, quindi una mano spinge sul tappetino, in questo caso la sinistra, i tuoi piedi girano verso destra e poi l'altro lato. So we will put together the movements. Let's do that together. Facciamolo insieme. Dal plank, sposta la mano un pochino a sinistra, la mano sinistra un pochino più al centro, solleva il braccio destro e ruota i piedi a destra. E ritorna, cambia. So you want to lift one arm and your feet are moving in the direction of the arm that you are lifting. Quindi i tuoi piedi si muovono nella direzione in cui la tua mano si è sollevata. Last one, ultimo. Ok, e riposa giù. Rest. Questa è solo una preparazione che stiamo facendo ad un prossimo movimento esercizio del Pilates, ok? So this was just a preparation for the next move that we will do. Ok. Adesso ritorna su e siediti ancora una volta sul tappetino. So come back to sit on your mat. Con le gambe in avanti che possono essere leggermente piegate o completamente distese, allunga le braccia. So bring your arms forward. E questa volta accarezza con la mano destra la tua mano, il palmo della mano sinistra, scorri accarezzando fino al petto per ruotare il petto verso destra e ritorna. So you want to caress, stesso lato, you want to caress with your right hand the left arm up to the center of your chest and turn. E ritorna, ancora. Quindi accarezza, apri il petto e ritorna. Puoi farlo con le gambe piegate se questo ti aiuta. You can bend your knees if this helps you. Ancora. Senti un lato del bacino che si muove indietro, una gamba che diventa più corta dell'altra. So feel that one side of the pelvis is going backward and one leg is becoming shorter. Change side, cambia lato, sinistra. E ritorna. Quindi senti che un braccio si allunga in avanti e l'altra mano guida il movimento del petto. So feel that one arm is making herself longer in one direction and the other hand is guiding the opposite side to open. Ancora. Ok. E adesso alterna, quindi alterna dal primo lato e distendi un braccio completamente indietro, guarda quella mano e ritorna. So alternate the side and now you want to caress and also to stretch your arm and to look to the hand. E ritorna. E ancora. E ritorna. E ancora. E ritorna. Continua ad alternare. E ritorna, e ancora,
Ok. E da qui allunga le braccia in avanti e molto lentamente, piano, srotola una vertebra alla volta e vai giù. Allarga le braccia, open your arms to the side, bend your knees, fletti le ginocchia, ruota le ginocchia da una parte e dall'altra. So sink with your knees to one side and to the other. Rilassa il collo, la parte posteriore della testa nella giunzione con la zona cervicale. So release your neck, especially in the junction between the skull and the first vertebras. Respira. Breathe freely. Ok. Adesso poggia la caviglia destra sul ginocchio sinistro e lascia che il tuo ginocchio destro si apra. E poi afferra con tutte e due le mani dal di sotto il tuo ginocchio sinistro. Ok? Rimani là. So put your right foot, your right ankle on the left knee. Leave freedom to your right knee to open. And then hug with your hands from the back your left knee. Respira nella posizione, so breathe in this position. E prova anche qui a cullarti leggermente da una parte all'altra. So feel if also in this position you can rock and roll yourself. From one side to the other, really gently. Sii gentile con te stessa o con te stesso quando ti culli da una parte all'altra. Ok, poi torna giù, cambia gamba, change leg, do the same on the other side. E anche qui senti la differenza tra un lato e l'altro e poi comincia a cullarti. E senti se questa idea di cullarti rende la posizione un po' più morbida. So feel if this idea of rocking and rolling yourself is making the position a little bit softer. Gentle. Rilassa la bocca, la mandibola, la lingua. Release your jaw, your tongue, your mouth. Ok? E poi poggia i piedi sul tappetino, copriti. Faremo qualche minuto di rilassamento guidato. Quindi copriti e mettiti comoda. Se hai bisogno di un sostegno sotto le ginocchia, puoi farlo. So, take something to cover yourself, be warm, and if you need to put something underneath your knees, you can do that. I will show you. Puoi prendere una coperta arrotolata. So you can take a blanket, you can fold it. La puoi arrotolare bene e la metti giù per sostenere le tue ginocchia. And just stay in this position. Rimani in questa posizione. Mettiti comoda o comodo il più possibile, calda, e poggia le mani sul tuo ventre per sentire il respiro. So be comfortable and warm and put your hands on your belly to feel your breath.
Senti le parti di te che sono più pesanti sul pavimento. Feel the parts of you that are heavier on the floor. E senti le parti di te che sono più leggere sul pavimento o che non toccano affatto. Feel the parts of you that are lighter on the floor or that are completely lifted off the floor. Senti il tuo volto. Feel your face. E porta la tua attenzione alternativamente alla parte posteriore di te che tocca sul tappetino e poi al volto. Bring your attention alternatively to the back of you that is touching the floor and to your face. E senti se puoi lasciare andare qualche tensione nel tuo volto. Feel if you can every time release some tensions in your face. E senti com'è il tuo volto quando lasci andare queste tensioni. Come ti appare? Come sarebbe se potessi vederlo in questo momento? So imagine, how could it be to see your face now after releasing those tensions? How would it be your face with less tension? Continua a sentire il respiro che si muove dentro di te. So keep feeling your breath moving in you. E prova a connetterti con quel famoso sesto senso, con quella parte di te che è capace di intuire. So try to connect with that part of you that is really, really deep and able to have intuitions. Prova a osservare quella parte di te, a sentire quanto spazio le dai. Try to observe that part of you and to feel how much space do you allow for it.
prova a dare fiducia a quella parte di te. Che spesso sa cosa fare, anche se tu non l'ascolti. Try to trust that part of you that most of the time knows what to do, even if you don't listen to it. Respira e prova a farti amica quella parte di te perché ti accompagni in ogni momento, perché ti renda saggia o saggio in tutto quello che fai. So try to be friend with that part of you that makes you wise in everything you do. Rimani ancora per qualche istante in questa sensazione di ascolto. Stay a few moments more in this listening attitude. Vorrei leggere qualcosa per voi. I will read something for you that will be in Italian, but you can still absorb the vibration of what I'm reading. Ok. Martedì 23 aprile. È chiaro, tutto ciò che possiedo mi è stato dato. Tutto ciò che ho di vivo, di semplice e di tranquillo, l'ho ricevuto. Non sono così folle da credere che mi fosse dovuto o che ne fossi degno, no, no. Tutto mi è da sempre dato, ad ogni istante, da coloro che incontro. Tutto? Sì. Da sempre? Sì. Ad ogni istante? Sì. Da tutti coloro che incontro senza eccezioni? Sì. Allora perché talvolta un'ombra, una pesantezza, una malinconia? Ebbene, è che talora mi manca il dono di ricevere. È un vero dono, un dono assoluto. Qualche volta, pretendo di selezionare, di scegliere, mi dico che l'erba è più verde dall'altra parte del ponte. Stupidaggini così. Niente di grave, giacché si continua a donarmi tutto, senza sosta, per nulla. Ho voluto dedicarvi questa lettura perché in questi giorni, grazie a amici, letture e esperienze, sto sperimentando ed esplorando questa idea della gratitudine e anche questa sensazione della gratitudine. E vorrei quindi condividerla con te. Piano piano ruota la testa verso destra e sinistra, molto delicatamente. E fletti un ginocchio dopo l'altro, poggiando i piedi sul pavimento, sul tappetino, e prenditi il tempo per ritornare su, seduta o seduto.
for my English friends the page that I read for you was about being grateful. So I'm exploring this concept and this sensation thanks to some friends and some books and some ideas to be grateful. And it's really, really a nice and amazing experience. Okay, porta le tue braccia su, inspira. Bring your arms up, inhale. Espira giù. Exhale, you go down. E ancora, inspira. Espira giù. E fallo con tutta te stessa, tutto te stesso. Un'ultima volta, bring your arms up with all yourself. E grazie. Ci vediamo domani per la prossima diretta. Ogni giorno la diretta è alle 12. So every day the live stream is at noon. Ci sarà, sarà in italiano però, una sorpresa per voi. Ancora non ho deciso la data precisamente, però sto organizzando, oltre a Facebook, una diretta che sarà svolta sulla piattaforma Instagram, quindi sul mio profilo Instagram, perché lì ho la possibilità a livello tecnologico di fare una cosa che qui ancora non sono riuscita a fare. Quindi ci sarà questa diretta e vi annuncerò poi ovviamente quando si terrà, così potrete connettervi anche voi. Sarà una sorpresa che sto preparando per voi. So there will be a surprise on Instagram, on my Instagram account. That will be, I think, only in Italian, but let's see. Because there I have different technological ways of doing what I want to propose you, ok? Allora, come sempre, la lettura, poi come sempre ve la pubblico, è tratta da questo libro bellissimo di un autore francese che si chiama Christian Bobin, spero di averlo pronunciato decentemente, e si chiama Autoritratto al radiatore, una lettura bellissima, molto poetica. E ringrazio tra le altre cose Giuseppe, l'editore di Anima Mundi, che cura tutta la pubblicazione di quest'autore, traducendola e portandola a noi in italiano, quindi è veramente meraviglioso il lavoro che lui fa. E è tra l'altro una casa editrice di Otranto, quindi della mia terra, della Puglia. Allora ragazzi, giro la telecamera anche oggi per il famoso progetto di cui poi vi parlerò. Posso stare non molto tempo con voi, ma voglio come sempre dedicarvi qualche istante per i commenti o per le domande. Quindi vi giro. Ecco, oggi è un pochino più ordinato il divano. Eccomi qua. C'ho la testa di una pazza. Allora, ahia. Gianni. L'ultimo commento è di Gianni. Quest'unione di corpo, mente e spirito è fantastica. Ritrovo anche qui le parti di cose che pratico nello shiatsu. Gratitudine alla vita. Grazie Gianni. Anna dice, bravissima lezione. Ritrovo anche qui le... No, questo è sempre Gianni. Aspetta. Ho fatto qualche modifica ogni tanto per il mio problema al ginocchio destro. Ottimo Anna. Prenditi cura di te e del tuo ginocchio sempre. Grazie Federica. Condivido lo stato di gratitudine. Sono felice. Grazie Isabella, domani. Margherita dice, apprezzo molto la diversificazione degli esercizi ogni lezione, non amo molto la ripetitività. Anche io Margherita, perché mi annoio profondamente ad insegnare sempre la stessa cosa e poi perché si impara molto di più variando. Laura dice, io non ho Instagram. Ragazzi, lo so, avete ragione, e c'è qualcuno che mi segue da qualche parte, qualcuno dall'altra, non so che cosa dirvi. Prova magari se hai qualche, non so se c'è qualcuno con te, Laura, dal quale ti puoi connettere. E Veronica dice, da dove hai tratto ciò che hai letto? Il libro è, ve lo posto poi, Autoritratto al radiatore. Grazie Flaminia, Stefania, anche oggi dice Ale, ottimo allenamento e rilassamento, grazie. Caterina, Monica. Allora, Monica dice, grazie per la lezione e per la preziosa lettura che mi arriva come una fonte di grande incoraggiamento in questo momento. Chi è l'autore? Christian Bobin, si scrive Bobin.
Mara, grazie Mara. Appuntamento dopo il lavoro di Mariangela. Va bene, Mariangela, ci vediamo dopo allora. Bellissima lezione, dice Patrizia. Grazie, grazie a te, Patrizia, di esserci. Francesco, yes. Francesco, c'è anche un'altra lezione Feldenkrais per la tua gioia. Non so se l'hai già fatta. Più tardi, dice Carlotta. Oggi seguo in diretta, vero Veronica? Bello. Ok. Ah, dice, anche quando ti senti un po' meno presente, sappi che sei comunque un tesoro. Grazie Veronica, grazie mille. Io praticherò tra un'oretta, va bene Michela? Grazie Elisabetta. Da antica praticante di Pilates con le macchine continuerò integrando le tue lezioni, davvero professionali oltre che piacevoli. Grazie Paola, anche io adoro il reformer, io adoro il reformer. Grazie Francesca, Claudia. La diretta aiuta a creare un contatto umano di partecipazione e presenza, è vero, mi sento molto con voi, quindi è bellissimo. Buongiorno Sonia, Silvia, Ramona. Anna, Simona, Camilla, poi vediamo giù se qualcun altro ha aggiunto qualcosa. Grazie Gianni, buon pranzo anche a te. Ci sarà una prossima. Ciao, sarà una prossima lezione Feldenkrais? La diretta di Instagram? No, non sarà una lezione Feldenkrais, no, no, sarà una cosa diversa. Ho apprezzato molto la parte finale e la lettura, grazie Diletta. Sono sola, continuerai anche qui. Sempre, Laura, le dirette su YouTube rimangono sempre uguali, non sto spostando. È un'aggiunta, nel senso che farò un esperimento su Instagram, però sarà una cosa in più, non sarà alternativa e non sarà una lezione dinamica di movimento, sarà un altro tipo di esperienza che posso fare lì, qui ancora vediamo. Però Laura, non ti preoccupare, poi farò anche qualcosa qui. Mi sto organizzando. Allora, Stefania. Brava sempre che hai tanto, tanto fiato che hai sempre tanto fiato per fare lezione sia in inglese che in italiano. Ok, va bene. Allora, grazie Cristina, oggi in diretta. Bene, Cristina. Allora, ragazzi, vi saluto, vado a prepararmi per la lezione che ho all'1:30 e poi vi spiegherò questo progetto perché mi piace tanto, ci sto lavorando su da mesi e lo sto sperimentando adesso e poi vi racconto come sta andando. E veramente la quarantena, se noi abbiamo una. Sto sperimentando questo su di me, quindi lo condivido con voi. Se ognuno di noi riesce ad avere in qualche maniera un atteggiamento propositivo, proattivo durante anche questo periodo così particolare di quarantena, possono nascere delle cose bellissime in vari ambiti. Quindi vi auguro di potervi sentire connessi con quella parte di voi che in qualunque situazione può creare, davvero in qualunque situazione, specialmente quando ci sono questi momenti così particolari di trasformazione. È lì che dovete attingere alla parte più profonda di voi. Di noi. Quindi questo era quello che volevo condividere con voi oggi. Vi auguro buon pranzo e ci vediamo domani a mezzogiorno, come sempre. Ciao! Ciao famiglia, ciao amici!